Donald Trump incontra Papa Francesco, stretta di mano in Vaticano. Siria, l'italiano rapito appare in un video. Strage di Manchester, la Gran Bretagna alza il livello di allerta. Prima tappa il Vaticano con un colloquio privato con Papa Francesco. È iniziata così la visita di Donald Trump a Roma. L'agenda molto fitta ha previsto un incontro informale con il presidente Mattarella e con il premier Gentiloni. Nel primo pomeriggio il presidente americano lascerà la capitale per Bruxelles. La ringrazio così tanto, è stato un grandissimo onore. È quanto ha detto il presidente USA al Papa durante la loro stretta di mano nella sala del tronetto. Sergio Zanotti, l'italiano scomparso in Siria 13 mesi fa, appare in un video caricato nelle ultime ore su YouTube. L'uomo con barba e capelli lunghi afferma: «Oggi è il 1° maggio, mi chiamo Zanotti Sergio, questo è il mio secondo richiamo che mi lasciano fare». Il video, della durata di appena 12 secondi, si interrompe a questo punto. Il livello di allerta in Gran Bretagna è stato elevato al massimo dopo la strage di Manchester. Lo ha annunciato la Premier Theresa May. I siti strategici di Londra, inclusi Buckingham Palace, Westminster e Downing Street, saranno da oggi sotto protezione militare. Lo ha reso noto Scotland Yard, secondo quanto riporta l'Independent. È di almeno 20 morti il bilancio provvisorio delle vittime del naufragio di un barcone al largo delle coste libiche. A bordo dell'imbarcazione, riferiscono fonti della Guardia Costiera, si trovavano circa 500 persone. Questa era la nostra ultima notizia. Arrivederci.